Sembra proprio che la generosità e il buon cuore di Valeria Marini non abbiano alcun limite. E infatti la bella conduttrice e stilista di Nigeri e anche concorrente di recente, quindi all'ultimo, di un reality show, il Grande Fratello VIP, ecco che si è disvelata anche una benefattrice, ha pensato di dare un suo contributo a due anziane che purtroppo erano barbone, e che si riparano davanti all'agenzia Unicredit di Piazza, Unicredit, scusate, quindi la famosa banca italiana di Piazza di Spagna, nel piano centro di Roma. Le due signore da anni trovano rifugio davanti alla vetrina di questa famosa banca, si attrezzano per come possono con dei cartoni che fanno da scudo contro il vento molto forte, soprattutto in questi giorni. E soprattutto nei giorni più freddi dell'anno, quindi quelli tipicamente invernali, è diventato per loro dormire al di fuori della banca e nei pressi punti di questa banca, perché le temperature si fanno sempre più rigide e sempre più forti. E così Valeria Nazionale ha deciso di recarsi sul posto, ha portato in dono una coperta maculata, un regalo senza alcun dubbio nel suo stile, anche per quanto riguarda le due povere anziane barbone, quindi senza detto lo sciardo. Più interessate ovviamente all'uso di questa coperta maculata che alla sua estetica, quindi a questo suo caratteristico colore particolarmente maculato. Sono state ovviamente contente, anche se all'inizio un po' perplesse, ma comunque felici. E il buon fotografo romano Rino Baillari ovviamente non ha perso occasione e ha, per così dire, immortalato la situazione che si è venuta a creare, facendoci vedere una Valeria Marini probabilmente inedita, ma estremamente generosa e quindi altruista. Bene, complimenti dunque a Valeria Marini, un gesto nobile, un gesto che la promuove appieno come una donna di sani principi, una donna onesta, una donna che a me piace molto e di cui ho una stima infinita, quindi di cui ho un pensiero più che positivo. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, ripeto, iscrivetevi, commentate e un saluto a voi tutti e complimenti e un bacio a Valerio Marini.